Allevatori in Erba, siamo ad una nuova puntata della nostra rubrica che vi parla delle differenti razze di galline ornamentali. Oggi parliamo di una razza molto particolare che molti di voi ci hanno chiesto di far vedere e di raccontare, quindi oggi parliamo della cocincina nana. In questo video le nostre cocincina sono contenute all'interno di uno dei nostri nuovi prodotti. Si tratta di un recinto removibile di 12 metri che potete tranquillamente installare nel vostro giardino e che vi darà la possibilità di poter tenere durante il giorno animali come queste splendide cocincine nane di cui vi parliamo nello specifico. Entriamo e vi parliamo un po' di loro. Eccoci qua, oggi vi presentiamo questi splendidi animali di cocincina nana. E diciamo fin da subito che la cocincina nana e la cocincina gigante oggi sono considerate due razze completamente diverse. E sicuramente in tempi passati la cocincina gigante e la cocincina nana, anche dai disegni che si avevano storici di questi animali, sembravano due animali identici, divisi solo dalle dimensioni. Sicuramente negli ultimi anni, negli ultimi decenni, si è avuto un'evoluzione della razza della cocincina nana e ad oggi si può tranquillamente dire che sono due razze completamente diverse. Ancora si accomunano in tante caratteristiche degli animali, ma comunque sono due razze differenti. Allora, la cocincina nana è un animale che arriva dall'Asia, è un animale antichissimo, ha più di un migliaio d'anni ed è arrivata in Europa intorno al 1855-1860. La storia narra che furono dei conquistatori francesi e inglesi a portare in Europa questi splendidi animali. Questa razza è una razza molto armoniosa, infatti le sue proporzioni tridimensionali sono perfette, quindi in 1-1-1, quindi è una sfera perfetta questa gallina, e è un animale è un animale rustico e molto docile, quindi bene si presta all'allevamento familiare e all'allevamento all'interno dei nostri pollai. È una buona chioccia, quindi è un animale che bene si presta alla cova. Piccole. È un animale, questa è un'altra colorazione. È un animale, quindi abbiamo detto, che bene si presta alla cova. È anche una discreta ovaiola, anche se le sue uova sono chiaramente di piccole dimensioni, però diciamo che ad oggi questa gallina non è apprezzata come ovaiola, ma è apprezzata soprattutto e principalmente per le sue caratteristiche ornamentali. Vi abbiamo detto che questa razza è di facile allevamento, ha una particolarità importante comunque, visto che ha le piume nelle sue zampe, è un animale che va comunque tenuto in un ambiente molto pulito. Quindi facile allevamento sì, non ha bisogno di grandi pollai, ok, però ecco, non evitiamo di lasciare questo animale, di allevare questo animale e di lasciarlo razzolare nel fango, perché se ne perderebbe molto la caratteristica ornamentale e perderebbe un sacco della sua bellezza. Insomma, avere un fondo di piume tutto sporco e bagnato, come potete vedere dalle caratteristiche di questo animale, si perderebbe molto quello che è la sua bellezza e non si terrebbe poi bene l'animale, quindi la sua salute ne potrebbe essere compromessa. Quindi ecco, facile allevamento, non ci sono problemi, però mi raccomando, teniamo questo animale sempre pulito e soprattutto all'asciutto.
E cosa dobbiamo dire? Abbiamo detto che è un animale calzato, le sue piume sono delle piume bellissime e molto folte, e quindi dà la caratteristica di questo splendido animale. E, come potete vedere, non so se si riesce a vedere, su questa si vede abbastanza bene la bellezza. Anche al tatto hanno un ottimo piumaggio e al tatto sono molto particolari, anche perché mantengono il piumino, lo si vede nella parte sotto, ve lo facciamo vedere, le galline mantengono anche in età adulta le caratteristiche del piumino di quando sono ancora pulcini. Di questa razza, oltre ad esistere gli animali lisci, ci sono anche gli animali ricci, quindi c'è anche questa distinzione tra la razza. E per quanto riguarda la colorazione di questi animali, in Italia sono considerate dalla FIAV 25 colorazioni, in Francia sono 30 e in Germania sono 33 colorazioni riconosciute dalle varie federazioni. E inoltre questa razza, essendo una razza molto apprezzata e molto sviluppata, cosa ci fate qui? Adesso questa per esempio è una nera picchiettato bianco, è un bellissimo esemplare che fa parte del nostro allevamento. È una razza che è molto tutelata. In Italia c'è un'associazione, in particolare il Club Italiano della Cocincina, che è nato nel 2008. La finalità di questa associazione è quella di tutelare e valorizzare questa razza, e quindi ecco, è un'associazione che noi apprezziamo molto, perché anche il loro lavoro di pubblicazioni, di riviste, di promozione di questa razza, secondo noi sta facendo molto in Italia. Noi non siamo ancora registrati a questo club, ma lo faremo molto presto. Ecco, se voleste allevare questa razza, spero che oggi vi abbiamo dato la possibilità di apprezzarla meglio. Se avete bisogno di maggiori informazioni, non esitate a contattarci attraverso i nostri canali social, e se volete contattare anche il Club Italiano della Cocincina, fatelo pure, sono persone e allevatori splendidi, vi saranno in grado sicuramente di aiutarvi ed eventualmente di darvi la possibilità di trovare anche dei soggetti interessanti, magari anche nelle vostre zone. C'è un buon mercato anche dal punto di vista della vendita delle uova fertili, quindi ecco, per chi voglia allevare questa razza avicola, ne avrà sicuramente, sarà facile per voi trovare qualcuno che vi possa fornire di buoni esemplari ed eventualmente anche di buone uova, per farvi avere poi in futuro degli ottimi esemplari. Io vi saluto, vi rimando al prossimo video che vi parlerà di un'altra razza di galline ornamentali. E, se vi piace questo video, condividetelo. Allevatori in erba, vi saluto e come al solito vi auguro un buon allevamento. Ciao a tutti!